Cari amici, tanti saluti da Serapino Massoni. Oggi è sabato 7 agosto 2010 e vedete bene il titolo del video, vero? Gli UFO e Winston Churchill. E qua vedete, vi mostro un bell'articolo apparso sul Corriere della Sera di ieri venerdì 6 agosto 2010. Pagina 15, la pagina degli esteri, vedete che bel servizio che hanno fatto sugli UFO, vedete che bello, cari amici, c'è una foto che non c'entra per niente con gli UFO, è una foto lì che si dice di repertorio, vedete c'è Winston Churchill che sta facendo delle esercitazioni militari, che c'entra come i cavoli a merenda con gli UFO, il disegno c'entra con gli UFO, vedete, c'è il bel disegnino, ce l'hanno fatto loro, l'hanno fatto poi sotto di cosa c'è, una scena di un film. E allora vediamo un po' come viene costruito, qua il palcoscenico degli UFO, anche dalla stampa seria, anche dalla stampa, vediamo come viene costruito il palcoscenico. Allora qua c'è dal nostro corrispondente di Londra, pensate, pagano un corrispondente da Londra per diramare, scusatemi, queste monnezze, per fare questi articoli qua. Si tiene in vita il palcoscenico degli UFO, capito, cari amici? Ci vuole un corrispondente, dal nostro corrispondente. E scusami, caro, ti chiami Fabio Cavalera. Fabio Cavalera. Allora, il corrispondente che fa? Deve dare la notizia che i cosi di come si chiamano i servizi, gli archivi, eccolo qua, che l'Archivio Nazionale ha messo a disposizione tutto ciò che prima era secretato sugli UFO, no? E allora che fate? Pasta in pasta un bell'articolo e parte da Churchill, perché Winston Churchill già sapeva qualcosa, cioè gli avevano detto qualcosa a Winston Churchill già nel 1912, perché Winston Churchill è campato parecchio, pensate che ha fatto a tempo persino, quando era ancora un giovanottino, a partecipare alla guerra anglo-boera nel Sudafrica, poi ha partecipato pure con una bella carica politica alla prima guerra mondiale. E poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, sappiamo che Winston Churchill fu il primo ministro, colui che tenne in vita in Inghilterra la forza di resistere contro il nazismo. E allora, già nel 1912, ci dice Fabio Cavalera, pensate un po', e già Winston Churchill aveva sentito parlare degli UFO. Poi se ne torna a parlare degli UFO, e c'è sempre di mezzo Winston Churchill, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, soltanto che lui disse che era meglio non parlare, perché si pensava che questi UFO fossero delle nuove armi naziste, capito? Dice, ma lasciamo perdere, se no seminiamo il panico. Ecco qua. Incaricarono una commissione congiunta dei servizi di sicurezza di interrogare i militari. Winston Churchill era un uomo pragmatico, probabilmente il suo pensiero era che quegli oggetti metallici potessero essere nuove armi tedeschi. E quindi dice, top secret, non ne parliamo, va bene, lasciamo finire la guerra. Poi finisce la guerra, non viene rivotato, ma viene rivotato come capo del governo nel 51. E allora nel 51 dice, beh, vediamo un po'. E una nota scritta rivela che il 28 luglio del 52 lo stesso Winston Churchill si rivolse al vice ministro responsabile dell'aeronautica militare chiedendogli che cosa sono tutte queste cose sui dischi volanti, che cosa significano e ancora qual è la verità, fatemi una relazione. Capito? Qua si va avanti a relazioni, quante relazioni che sono state fatte sugli UFO. I risultati delle varie indagini che arrivarono sul suo tavolo, e siamo nel 52 ora, esclusero che gli oggetti osservati nei cieli all'inizio degli anni 50 fossero dei dischi volanti, ma non specificarono altro. Allora,
I risultati delle varie indagini ordinate da Churchill nel 1951 e che poi furono portate a lui nel 1952 esclusero che gli oggetti osservati nei cieli all'inizio degli anni 50 fossero dischi volanti, ma non specificarono altro, non dissero che erano dischi volanti, si può dire, ma manco lo negarono. Non dissero sono dischi volanti, non dissero però che cosa erano, non dissero che cosa erano, siamo sempre lì, siamo sempre lì. La documentazione che l'Archivio Nazionale inglese, la documentazione che l'Archivio Nazionale inglese mette ora a disposizione e che si aggiunge a quella pubblicata nei mesi scorsi, non regala sconvolgenti risultati. Fabio Cavalera, ma se il web è invaso di queste notizie e tu vai ancora a proporre al Corriere della Sera, che è un giornale serio, sino a prova contraria, vai ancora a proporre un articolo sui dischi volanti, magari ce l'hai fatto tu il disegnino qua, vero? Il disco volante l'hai disegnato tu, caro. Ecco, guarda che bello, adesso i bambini lo vedono e credono anche loro che esistono i dischi volanti. E sei arrivato a concludere l'articolo. La documentazione che l'Archivio Nazionale mette ora a disposizione e che si aggiunge a quella pubblicata nei mesi scorsi non regala sconvolgenti risultati. Ma perché? Cosa pensavi che regalasse gli archivi? Cosa dovevano regalare? Dei risultati sconvolgenti? No, non regala sconvolgenti risultati, cioè non dice, scusate, una parolaccia, non dice nulla, capito? E io ho cercato, perché tu, Cavalera, avresti potuto anche citare qualche frasina importante di questa documentazione che è stata desecretata. Cioè, è stata messa a disposizione del pubblico, del popolo bue. E io ho fatto un giretto sul web, no? Sono andato a vedere archivi britannici ed UFO, sono andato a vedere archivi britannici ed UFO, sono andato a vedere, capito? E a parte il fatto che ho di nuovo verificato che, per esempio, che Vladimir Putin, che fu capo dell'allora KGB, dei servizi segreti dell'URSS, che non è uno scherzo, essere capi dei servizi segreti, lui non ci crede. Vabbè, lasciamola perdere, Vladimir Putin. Comunque, siccome non ci credo manco io, siamo già in due, non, Serafino Massoni e Vladimir Putin, mi pare di essere in buona compagnia, va bene? Così come con l'universo infinito, ce n'ho pochi che stanno con me. C'era Giordano Bruno, c'era Isacco Newton e adesso c'è anche un grande astrofisico di Taiwan, ma siamo pochi ma buoni, noi crediamo che l'universo sia infinito, capito? Pochi ma buoni. E così qua, Serafino Massoni almeno la pensa come Vladimir Putin, che è stato il capo dei servizi segreti russi, che beh, quando c'era l'URSS. E io vado a leggere qua. Mille pagine di documenti ufficiali, finora top secret, che gli archivi nazionali inglesi hanno dovuto tirare fuori dai cassetti in ottemperanza al Freedom of Information Act, l'atto della libera informazione. Il Ministero della Difesa assicura l'ufologo David Clark, che ha lavorato sugli X-Files. Allora, il Ministero della Difesa assicura l'ufologo David Clark, che ha lavorato sugli X-Files, non ha alcuna prova che il nostro sistema difensivo sia stato violato da equipaggi alieni. Non è mai stato trovato uno, nemmeno un'impronta. Cioè, casomai ci siano stati sulla Terra questi oggetti extraterrestri, però non hanno mai violato l'apparato militare inglese. Ecco. Allora, caro giornalista, tu dici che appunto la documentazione che l'Archivio Nazionale inglese mette ora a disposizione
non regala sconvolgenti risultati. Ma perché ti dispiace? Fabio Cavalera, ma che ti dispiace che non sia saltato fuori da questi archivi? Sì, ci sono gli UFO. Sì, proprio documentato, bello, messo qui, ci sono gli UFO, ci sono gli oggetti volanti, ci sono gli extraterrestri, ci sono i marziani, ci sono gli alieni, ci sono i rettiliani. No, non regala sconvolgenti risultati. Cosa volevi? Per dare un po' di ebbrezza all'umanità che ci fossero degli sconvolgenti risultati? Ma andiamo, siamo allo stesso livello qua delle apparizioni, mi scusate, dell'apparizione delle Madonne, delle varie Madonne, a Fatima, a Lourdes, l'Ampolonia, andiamo. Ma è possibile che le Madonne devono sempre apparire ai pastorelli, agli innocenti, le Madonne? Ma perché le Madonne non appaiono, che so, l'ho già detto tante volte, non appaiono a una seduta del Parlamento italiano o Parlamento inglese, non appaiono. Ma perché sempre i pastorelli alle pastorelle, gli innocenti? Andiamo, è così qua i dischi volanti, ma ne succedono di episodi nell'atmosfera, ne succedono di episodi nell'atmosfera, eh? Succedono, per cui si possono anche prendere lucciole per lanterne. E poi non vi sembra strano, cari amici, che questi extraterrestri continuano a girarci intorno, continuano a girarci intorno, continuano a girarci intorno, e poi c'è qualcuno qua sul web che dice che fanno le abduzioni, le abduzioni, le abduzioni. Comunque continuano a girarci intorno e non fondano mai le ambasciate. Non fondano mai le ambasciate, mettete le ambasciate, mettete, no. Poi ti rispondono, sì, non mettono le ambasciate perché non possono farsi vedere da noi, perché hanno paura di turbare i nostri equilibri psicologici, capito? Ma che sistema è? Io ci ho fatto un video intitolato, mi pare, Alieni, l'orribile verità. Alieni, l'orribile verità. E dove ho detto ieri tutto che questi alieni appunto mi sembrano tanto dei guardoni. Vengono qua, guardano e scappano via. Si comportano proprio come i guardoni che si nascondono dietro i cespugli, no? Dietro i cespugli per guardare quello che avviene dall'altra parte. E poi stanno sempre lì, che hanno sempre paura di essere visti, no? E poi via, scappano. Ecco, cari amici, avete visto come si costruisce un articolo per darvi il nulla? Questo è un articolo per darvi nulla. Se di bello c'è soltanto questa foto storica, carino è anche il disco volante disegnato e poi qua che c'è un frame, cos'è? Si dice un frame, un film in alto, l'alieno, sì. Qui sopra, X-File, la serie TV fece esplodere gli avvistamenti negli anni 90. Sì, è una foto presa da X-Files. Eccoli qua, vedete come si fanno i servizi giornalistici, guardate. È così che si acchiappano gli allocchi, capito? Gli allocchi si acchiappano così. Ed è bello che termina il nostro Fabio Cavalera dicendo che dalla lettura di quello che esce dagli archivi britannici, la lettura non ci regala sconvolgenti risultati. Cioè, che non ci regali sconvolgenti risultati vuol semplicemente dire che non ci sta nulla, non c'è nulla. Ah, Vladimir Putin, c'hai ragione, sai, non c'è proprio nulla, non c'è. Se ci fossero e fossero esseri intelligenti, sono più intelligenti di noi perché vedete, si dice che si spostino su queste astronavi e avrebbero già preso contatti ufficiali con noi. Non vi pare, cari amici, che avrebbero già, che cosa faremmo noi terrestri se dovessimo andare nello spazio? Dove c'è un'altra civiltà, scenderemo, non prenderemo contatti, stabiliremo contatti ufficiali. Ormai sono 50, 60, 70 anni che ci girano attorno. Un po' della nostra lingua l'avranno, di qualche lingua, dell'inglese l'avranno imparato, no? Visto che sono così intelligenti, tra l'altro, e ancora non hanno preso rapporti ufficiali con noi, fondare delle ambasciate, metti gli ambasciatori, va bene, conosceranno la lingua inglese, la lingua del nostro pianeta, no?
dagli inizi del 1912 che separa, che Winston Churchill la sentiva parlare degli UFO, sono passati un secolo, ce l'hanno avuto di tempo per imparare la lingua principale parlata dai terrestri. Va bene, cari amici, continuiamo a parlare degli UFO, come si dice, adduzioni o abduzioni, no? Va bene, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.